Ragazzi, oggi vi voglio raccontare di come ho costruito il mio arsenale. Tutto parte sempre da un'idea. Un bel giorno sei lì a fare le solite faccende di routine quando ti si accende una lampadina e ti viene voglia di cambiare qualcosa. Nello specifico stavo scrivendo il video della prossima arma quando mi son detto: è ora di creare il set per un nuovo format, un posto dove poter raccontare storie di uomini invece che le solite storie di armi. In più mi sono reso conto che non sapevo più dove mettere le mie spade, oltre che le lance, le vancariche, le varie armi del passato che sto collezionando. Quindi perché non unire l'utile al dilettevole ed accorpare le due cose insieme? Dunque mi son detto, faccio due bei pannelloni in legno, ci metto le ruote, ci appendo le spade e lo uso come secondo sfondo. Che ci vuole un paio di giorni di lavoro e il gioco è fatto. Ma manco per il cazzo. All'idea si sono aggiunte altre idee, una dopo l'altra, fino a creare una concatenazione di eventi che è totalmente sfuggita al mio controllo. E questo sempre per quella maledetta frase che mi si pianta nel cervello ogni volta che costruisco qualcosa, ossia: già che lo fai, fallo figo. E infatti oramai sono 2 mesi che lavoro 7 su 7, 10 su 24 e che sto fino alle 8 di sera a segare, tagliare, carteggiare, avvitare, incollare, verniciare, dipingere per creare questo benedetto arsenale. Fortunatamente però a una certa ho deciso di iniziare a fare un po' di riprese per documentare l'opera, quindi andiamo a dare un'occhiata a quello che ho fatto. Per prima cosa ho preso 2 enormi pannelli di multistrato, larghi 1,20 m e 1,70 m e alti 2 m. L'idea era quella di metterli su ruote per poterli spostare liberamente per il laboratorio, quindi ho deciso di realizzare una struttura bella solida. Nella parte inferiore dei pannelli ho fissato 2 listelle di legno con taglia 45 e con delle tavole belle spesse ho fatto le 4 basi per le ruote. Dal video si vede ancora poco perché ancora non avevo deciso di riprendere tutto il procedimento, ma con la troncatrice ho realizzato 2 incassi dove poter incastrare le basi del pannello. Ma non finisce qua perché ho usato anche 2 bei correnti da 7 come staffe a 45 gradi per irrobustire bene la base e una volta messe le ruote il risultato è questo. Benissimo, 2 pannelli sono stati messi in piedi e il lavoro sembra quasi finito, no? No, decisamente no. Vi ricordate i listelli con taglia 45 che avevamo messo alla base? Beh, arrivato a questo punto mi son detto che per irrobustire tutta la struttura ci sarebbe stato bene un bel frame ad incorniciare i pannelli. Quindi mi son messo sotto e ho carteggiato i listelli con una leviga tirice a nastro. Questo perché ovviamente per risparmiare mica ho preso dei bei listelli già fatti e smussati, no. Ovviamente ho preso l'abete grezzo da cantiere edile, quello da carpenteria per intenderci. Dunque ho levigato la superficie degli stelli con la levigatrice a nastro, mentre gli spigoli li ho poi smussati con lo smerigliatore angolare a disco abrasivo. Questo per dargli un po' il movimento e un aspetto più rustico, perché deve essere una roba medievale, capito? Finiti i listelli li ho fissati con colla e viti, irrobustendo come si deve la struttura dei pannelli. Struttura che a questo punto può reggere qualsiasi cosa, quindi perché non verniciarla e non metterla subito in opera? Perché non mi basta? Non contento mi sono detto, ma perché non aggiungere un altro listello centrale e non metterci delle tavole nella parte superiore per dargli quel look da parete medievale? Quanto ci vorrà mai? È stato un inferno. Innanzitutto, siccome la cornice non era proprio precisa al millimetro, ho dovuto prendere le misure di ogni singola tavoletta, segnandola una per una. Dopodiché, oltre a tagliarle a misura, ho dovuto levigarle tutte. Perché, come dicevo prima, ho utilizzato tutta robaccia da cantiere, le sottomisure da carpenteria per intenderci. E siccome mi voglio male, le ho levigate una a una con lo smerigliatore angolare. Questo sia per dargli un aspetto bello grezzo e sbozzato,
sia per cercare di non metterci troppo tempo. Anche se comunque sono stato ore e ore a levigare e spaccandomi le mani, facendomi un male pazzesco al polso e riempendomi di sigatura, sono arrivato fino a notte fonda. Poi magari però un giorno mi comprerò una pialla a filo spessore e questo incubo finirà. Comunque, una volta finito tutte ste maledette tavole, è giunto il momento di montarle. E per farlo anche qua non è stato semplice, perché dovevo appoggiarle da una parte e avvitarle dall'altra. Quindi ho fatto prima dei fori, giusto per capire dove mettere le viti, e poi le ho tenute ferme ammorzettandole con una tavola lungo tutta la lunghezza. Questo perché io tutti sti lavori li devo sempre e solo fare da solo. E vite dopo vite finalmente le ho fissate tutte, e a questo punto arriva una delle parti che più mi piace, ossia spennellare. Per la prima volta nella mia vita ho utilizzato un prodotto all-in-one, cioè mordente e finitura insieme, che diciamo non vanno a alzare le fibre del legno. E devo dire che mi sono trovato benissimo, e soprattutto una volta data e asciugata la seconda mano, il colore e l'effetto mi è piaciuto assai. Cioè, in realtà il legno è venuto molto ruvido, ma perché non l'ho carteggiato e levigato come si deve prima? Per fare un lavoro il più veloce possibile. Poi magari in futuro lo provo su qualcosa di fatto meglio. E su questo infatti ci tengo a specificare una cosa. Io di solito, quando mi do all'artigianato improvvisato, faccio le cose molto più precise e rifinite, levigando bene, rifinendo con la gomma lacca, eccetera, eccetera. Ma con queste pareti avrei impiegato mesi di lavoro per fare tutte perfette, belle, levigate, quindi diciamo che va benissimo così. Ora però, queste tavole le vogliamo davvero lasciare così senza illuminazione? Ovviamente no, quindi per abbellire questi bei pannelli ho realizzato delle, chiamiamole, plafoniere. Comunque praticamente ho voluto mettere delle strisce LED nella parte superiore. Per farle ovviamente ho utilizzato altre tavole a cui ho messo dei profili di alluminio per non far andare la luce in camera, nell'obiettivo. Certo l'alluminio non è il massimo, avrei potuto utilizzare qualcosa di più carino, tipo, non lo so, dei listelli di legno o d'acciaio, ma ce li avevo pronti così e quindi andava più che bene. Fatto sta che una volta montati i profili ho piazzato le strisce LED, e siccome so benissimo che l'adesivo delle strisce LED non regge una siga, soprattutto se messe a testa in giù, per fermarle ho realizzato con la laser cut delle piastrine di compensato per fissarle, così almeno siamo sicuri che resteranno lì per sempre. O forse. Ma ad ogni modo le nostre belle plafoniere sono finite e non resta che montarle e vedere l'effetto che fa. Non male, dai. Cioè, il colore della luce fa schifo, però le strisce LED in futuro le posso sempre cambiare, mentre la proiezione della luce dall'alto è molto figa. E se anche a te i LED dall'alto piacciono, metticelo sto like al video. Ad ogni modo il lavoro sul legno è finito e ci piace, ma come avrete notato nei pannelli ho lasciato due grossi spazi vuoti nella parte inferiore. E che cosa ci vogliamo mettere nella parte bassa della parete se non della pietra, come ogni bella casupola medievale che si rispetti? Solo che ovviamente io non ci posso murare delle lastre di pietra su questi pannelli, cioè avrebbe un peso esagerato, quindi ho deciso di fare dei props, cioè di farli finti, di plastica. Da bravo pannellista ho utilizzato infatti dei pannelli di polistirene. Ma che cos'è il polistirene? Praticamente è polistirolo, però lavorato per estrusione, quindi molto più denso del normale polistirolo espanso degli imballaggi, quello che conosciamo, insomma. Ora, io queste tecniche le ho già utilizzate in passato, solo che l'ho fatto per robe decisamente più piccole. Ma a grandezza naturale, una roba del genere può riuscire?
Beh, ragazzi, non ci resta che provare. Allora, per prima cosa ho preso i miei bei pannelli di polistirene e ho tracciato l'altezza delle file delle pietre che andremo ad incidere. Qui ho scelto una via di mezzo fra il bello da vedere e il tempo di lavoro, perché chiaramente più le pietre sono piccole e più sono belle, ma è anche vero che richiedono un botto di lavoro in più. Tracciate le linee guida, ho quindi disegnato a mano le pietre una a una. Qui, diciamo, mi sono sbizzarrito con pietre più piccole, buchi e altre roba per dare un po' di movimento e non farlo sembrare un muro moderno. Una volta disegnate le pietre, sono andato a fare una prima incisione centrale bella profonda lungo la fuga delle pietre. Dopodiché, lateralmente, ho realizzato un'altra incisione in diagonale per staccare via il materiale fra una pietra e l'altra e definire così le fughe delle pietre. Negli spazi vuoti delle pietre ho poi strappato via il materiale con una pinza, questo per simulare, diciamo, la calce fra le pietre. E questa parte, ragazzi, è devastante per le mani, infatti mi sono dovuto incerottare bene i punti critici perché mi stavano venendo delle vesciche non indifferenti. Sì, ma non potevi utilizzare guanti? Sono sicuro che questa domanda me la farete in molti. Sì, ci ho provato, ma mi davano strafastidio e non riuscivo a essere preciso. Ad ogni modo, fatte queste prime incisioni, sono andata a dare forma alle pietre con altri tagli sempre più angolati. E qua, ragazzi, non c'è bisogno di precisione alcuna, anzi, più segate ad angolazioni diverse e meglio è. Più fa, diciamo, l'effetto pietroso. E infatti il bello del polistirene è questo, è che è stralavorabile. L'unico problema è però che sto materiale mangia tantissimo il filo delle lame. Io ho utilizzato questo coltellino incisore per legno e vi assicuro che lo affilavo sulla mia coramella letteralmente ad ogni passata. Anche perché il polistirene, se non hai la lama affilata al rasoio, non lo tagli, la lama si blocca e strappa il materiale. Quindi praticamente ho fatto tutte le incisioni così. Passata sulla coramella, taglio, passata sulla coramella, taglio, passata sulla coramella, taglio, eccetera, eccetera. Molto bene, a questo punto il pannello è bello pietroso, però non è abbastanza roccioso. Ma che cosa intendo? Voglio dire che è il caso di dargli su una texture. E quale migliore oggetto per dare la texture a una pietra se non una pietra? Esatto, ho banalmente preso a serciate due pannelli in ogni singolo centimetro della loro superficie. E finito quest'ennesimo ignobile e faticoso lavoro, non rimane che verniciare. Anzi, dipingere. Come mano di fondo gli do una bella mistura di Vinavil, acqua e colorante per vernici murarie. Con questa gli diamo una bella base scura e al tempo stesso il Vinavil crea una superficie più dura per il polistirene, diciamo proteggendolo un minimo da eventuali strappi e graffi. Dopo averlo fatto asciugare per un giorno intero, è ora di dargli una seconda mano. E mentre aspettiamo che asciughi anche questa seconda mano, possiamo ad esempio iscriverci al canale e cliccare su quella bella campanella, così da non perderci altri video futuri. Asciugata anche la seconda mano di fondo, è ora di iniziare a dipingere. Allora, innanzitutto diamogli una bella base di marrone cuoio o arancio scuro se vogliamo. Lo so, può sembrare un colore di merda per delle pietre, ma fidatevi, trust the process. Process. Questa base gliela do comunque picchiettando il pennello e non verniciando il tutto. Questo perché comunque voglio che il fondo marrone scuro si veda ancora e che i due colori si alternino un po' con un effetto nuvolato, se vogliamo. Ah, data la base marrone più chiara, è giunto il momento che adoro di più, signore e signori, ossia il dry brush. Ma in cosa consiste la tecnica del pennello asciutto? Semplicissimo, inzuppi il pennello nella tempera non diluita, asciughi molto bene il colore su di un pezzo di carta e poi vai a spennellare il pezzo. Questo fa depositare il colore solo sulle superfici sporgenti, lasciando gli incavi senza. L'unica cosa è che utilizzare la tecnica del dry brush con pennelli così grandi non è proprio semplicissimo, ma ci si fa la mano in fretta.
Ah, importante, io per esempio ho utilizzato direttamente un asciugamano per asciugare il pennello, altrimenti ci sarebbe voluta una montagna di carta. Ad ogni modo, il colore che ho dato col pennello asciutto stavolta è proprio il grigio pietra finale. Ora, questa tecnica funziona meglio nel piccolo, nei plastici in miniatura, insomma, come il mio, però devo dire che anche a grandezza naturale non ha un brutto effetto. Certo, forse poteva venire più bello e naturale dando colori diversi in fase di picchiettatura, tipo che ne so, un giallo mostarda alternato al marrone cuoio e altri colori più o meno caldi. Però io sti colori ci avevo e soprattutto non ne potevo più e volevo finire il lavoro. Ad ogni modo, una chicca però gliel'ho data lo stesso. Ho schiarito il grigio con il bianco e sempre con la tecnica del dry brush ho dato delle luci zenitali alle pietre, cioè praticamente come fossero effettivamente illuminate dall'alto. E devo dire che hanno dato quel tocco in più. Molto bene ragazzi, adesso non resta che montare i pannelli di polistirene sui panni di legno e la superficie del nostro sfondo è finalmente finita. Anzi no, come vi ho lasciato intendere all'inizio e soprattutto come ho lasciato intendere dal titolo del video, questo non è solo uno sfondo, questo è un cazzo di arsenale e lo voglio utilizzare per appendere tutte le mie armi. Per appendere però ci vogliono dei ganci adatti, inizialmente ce li volevo mettere bellini di ottone, poi visto quanto costano ho deciso che non si può fare. Però quelli cromati normali fanno veramente schifo, quindi ho preso e li ho martellati per dargli quel look... No, stavolta non dirò medievale, però diciamo per dargli un look un po' più fatto a mano. Tuttavia i ganci che avevo non andavano bene per tutto, cioè non andavano bene per le robe più grandi, quindi ho ricavato dei ganci più grossi da dei grossi chiodi. Ma come? Beh, allora innanzitutto ho tagliato via e schiacciato la testa del chiodo, dopodiché alla morsa l'ho piegato e infine ho filettato la parte appuntita. Questo perché avvitare un gancio in un buco è decisamente più comodo che martellarcelo. Dunque, una volta preparati e avvitati tutti i ganci, non mi è rimasto altro che appendere le armi. E ora che tutto è pronto, penso che sia proprio il momento di andare a dargli una bella scarrellata. Madame e messeri, eccoci nel mio nuovo set. E come dicevo all'inizio, l'idea era di utilizzarlo un po' come sfondo secondario per format più piccoli, ma visto quanto mi è costato e visto che è venuto abbastanza caruccio, secondo me potrei utilizzarlo per i video principali delle armi. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, così insomma mi aiutate un po' a ragionarci su. Ah, a proposito, visto che in genere queste cose vi interessano, vogliamo fare due conti per vedere quanto mi è costato tutta sta baracca? Ma sì, dai. Allora iniziamo con il listone. Sono due pannelli di multistrato spessi 1,5 cm e grandi 170x200 e 122x200. Listelli d'abete per fare le cornici. 3 metri quadri di tavole d'abete. 5 pannelli in polistirene spessi 4 cm. 8 ruote gommate, 2 lattine da 250 ml di costosissimo impregnante per legno Holy One e infine 2 strisce LED. Tutto questo senza contare viti, colla, ganci, nastro carta e tutta l'altra roba che avevo già, mi è costato la bellezza di 450 euro, ma non finisce qua perché per realizzarlo mi ci sono volute qualcosa come un centinaio di ore di lavoro. Lavoro che mi è costato caro perché non pubblico un video principale, un video fatto bene da tipo 2 mesi. Dunque i guadagni della monetizzazione di YouTube sono inevitabilmente colati a picco. Quindi ora mi voglio fare la fatidica domanda: ma ne è veramente valsa la pena di fare questa cosa? No ragazzi, no, manco per il cazzo.
Ma siccome non ho una macchina del tempo, oramai tutto questo è fatto e sono in realtà strafelice di girare questo video e i prossimi davanti a questo mio nuovo sfondo. Inoltre ci tengo a ringraziare tutti i miei cari armigini che mi supportano abbonandosi qui su YouTube e sul canale Patreon. Perché grazie a loro ho potuto fare questo investimento migliorando l'estetica del mio canale e poter portare il progetto Adras verso vette sempre più elevate di qualità e bellezza. Bellezza, fra l'altro, tangibile, solida. Ah, a proposito di bellezza, sta per uscire l'edizione deluxe illustrata di Tileo delle Daghe Cremisi, del mio romanzo, insomma. Ci sarà una bellissima copertina nuova, un sacco di illustrazioni all'interno, ovviamente legate alla storia, e un glossario divulgativo illustrato dove spiego tutte le varie robette che vengono menzionate durante la storia. Vi lascio il link al pre-order qui nel commento fissato e ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando non mancate, perché sarà una roba incredibile.